Buonasera ragazzi, ci troviamo di nuovo qui e questa sera vi mostrerò un'altra ricetta. Quello che ci occorrerà è semplicemente un filetto di orata, un po' di caponata, una patata con la buccia che precedentemente ho lavato sotto l'acqua e adesso vi farò vedere il perché. Una mandolina, andremo a grattugiare. Facciamola scorrere tutta in modo che la julienne venga bella lunga. Dopodiché un goccio di olio, un pizzico di sale e un po' di rosmarino. Nel frattempo andremo a tagliare l'orata in maniera obliqua, a formare dei tranci. Poi la taglieremo sulla teglia con una carta forno con un po' d'olio in modo che non si attacchi la pelle. Dopo andremo a condire le patate. Andremo a ricoprire i filetti sempre con un pizzico di sale. Andremo a mettere la patata qui sul pesce. Non schiacciatela troppo in modo che entri un po' d'aria durante la cottura e che fa sì che la patata rimanga più croccante. Adesso andremo ad aggiungere un altro po' di olio e mettiamo nel forno. Allora, la caponatina l'ho fatta con un po' di zucchine, peperone, un po' di cipolla rossa e un po' di pomodorini pachino, però potete farla a vostro piacimento. Io vi consiglio durante la cottura di aggiungere una sfumata di vino rosso che fa sì che la verdura rimanga più croccante e più colorata. Marco, gentilmente mi prenderesti grazie, gentilissimo. Allora, questa è già pronta perché ne avevo un'altra nel forno che siamo già durante il servizio. Adesso vi farò vedere come impiattare. Basterà semplicemente fare 3 mucchietti. Possibilmente uguali. Io la caponata la servo a temperatura ambiente, a mio avviso è molto più buona. Poi andremo ad adagiare i filetti sopra ogni mucchietto di caponata. E infine andremo a guarnire il piatto come preferite di più. Mettiamo un po' di germoglietti, prendere piatto colorato. Ecco qui, il piatto è pronto, spigola in crosta di patate e rosmarino su un letto di caponata di verdure. Vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, alla prossima!